Buongiorno carissimi, leggiamo questa mattina dalla prima epistola di Pietro, capitolo 5, versetti 8 e 9. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede. Resistere. Una parola incisa su una pietra all'interno della celebre torre di Costanza. Sfida il tempo ormai da 3 secoli. Resistere. Questa iscrizione è attribuita a Marie Durand, che lì fu prigioniera per 38 anni a causa della sua fede. L'ha incisa pazientemente, forse con un ago. L'incoraggiamento era senza dubbio per quelle donne che sarebbero rimaste prigioniere dopo di lei in quella torre, ma lo è anche per tutti i credenti, in particolare per quelli che anche oggi, in molti paesi del mondo, sono il bersaglio delle ostilità da parte delle autorità, che vanno dalle molestie quotidiane alle più pesanti persecuzioni. Essi possono contare su questa promessa di Gesù. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse capitolo 2, versetto 10. Questa parola d'ordine è anche per noi, che per la grazia di Dio non abbiamo da confrontarci nel nostro paese con delle autorità ostili. È anche per noi, perché Satana non è meno pericoloso quando prende l'apparenza di un serpente astuto di quando agisce come un leone ruggente. Egli spia le nostre minime debolezze per approfittarne e portarci a peccare. Si guarderà bene dal mostrarci dove vuole condurci alla fine. Agirà piano piano, approfittando della lunga esperienza che ha del cuore umano, ma non lascerà andare facilmente colui che è diventato sua preda. Noi tutti, qualunque sia la nostra età, facciamo attenzione. Certo, il diavolo è forte, ma noi siamo dalla parte di Gesù, che è più forte del diavolo e che lo ha vinto alla croce. È scritto in Efesini capitolo 6 versetto 10: fortifichiamoci nel Signore e nella forza della sua potenza. Che il Signore ci benedica.